una festa. In Europa tutte le avanguardie vedono in questo gesto un atto sconvolgente, un atto che taglia i ponti, che cambia tutte le carte, che getta la sfida, lascia alle spalle il vecchio mondo e lo proietta in un nuovo mondo. Da Berlino un club di artisti, di letterati, il Club Dada, invia un telegramma ad Annunzio, celebrando D'Annunzio come un innovatore della vita e della politica. Da quel momento lì la politica dovrà essere diversa. Abbiamo già detto, siamo nel periodo del futurismo, siamo nel periodo del liberty. Questo signore che fa questi quadri, già 100 anni fa, così è un pittore rivoluzionario, è un simpatizzante spartachista, vogliamo definirlo comunista, ma esalta l'impresa di Fiume. Esalta l'impresa di Fiume e non sarà né il primo né l'ultimo. Scusatemi. Aiuto. D'Annunzio è al di sopra, di destra, a sinistra, a centro. È al di sopra, lui è un artista, è un guerriero e la politica non la vede come una contesa tra partiti ma come una lotta di ideali. D'Annunzio era un anarchico del pensiero e del comportamento. Basare un progetto politico sull'anarchia è da sempre irrealizzabile. Quindi basare un progetto politico sull'anarchia. Due cose fondamentali. D'Annunzio non è mai stato, non è e non sarà mai un politico. Con tutto quello che comporta essere un politico è uno che si deve muovere in una certa maniera, può cambiare idea sovente, può fare alleanze prima con uno, prima con l'altro. D'Annunzio non lo è. È un poeta, in questo caso un po' anarcoide, è un libertino, è un soldato, ma non è un politico. Questo è fondamentale per capire tutto quello che è successo, prima e dopo. Ma chi sono i legionari? Chi sono sti matti che lo seguono? Sono soldati che fino a un anno prima erano in trincea. Sono soldati che fino a un anno prima vedevano il proprio amico di fianco lasciarci la pelle. Sono soldati che dovevano andare a raccattare i vari pezzettini di uno che con loro era stato fino alla sera prima e aveva mangiato con loro. Sono sognatori, sono libertari, sono idealisti, provengono da esperienze e ideologie opposte, sono socialisti, sono nazionalisti, ce n'è dell'uno e ce n'è dell'altro. Sicuramente c'è qualche avventuriero, sicuramente c'è qualche ardito abituato a guardare la morte, come diceva una storiella, in faccia. Erano quelli che col pugnale attraversavano il Piave a nuoto, partivano in 600 e tornavano in 18. Magari avevano fatto anche un bel risultato, ma più della metà erano rimasti di là per terra. Ecco un po'. A lavorare di coltello, a lavorare di bomba a mano, a lavorare di fucile, a lavorare di pistola, erano avvezzi. Erano anche abituati a morire o a veder morire. Accorrono a Fiume anche loro perché vedono la realizzazione di questa benedetta Italia. C'è un pezzettino di terra dove si parla italiano e che non è rimasto italiano. Qualcuno tira in ballo Dante Alighieri che dice che l'Italia finisce con le Alpi Dinariche. Oddio, magari aveva anche ragione geograficamente. D'Annunzio è un influencer. D'Annunzio studia delle parole e le mette in bocca alla gente e la gente le ripete e le trova belle. In nome di tutti i morti per l'Italia,
Giuro di essere fedele alla causa santa di Fiume. Non permetterò mai, con tutti i mezzi, che si neghi a Fiume l'annessione completa e incondizionata all'Italia. Questo è il giuramento. Eccoli qua. Qua li vedete allegri, li vedete davanti a dei piatti, li vedete anche con in mano un bel fiasco di vino, lieti. Successivamente li vedrete magari anche un po' più abbacchiati, sempre con dei piatti, ma con poco pane. Per tutto il giorno, quindi parliamo quella che viene chiamata la santa entrata, continua l'afflusso di truppe. La voce si diffonde. Hanno preso Fiume, non era italiana, si sono decisi, hanno dato il colpo, ci voglio andare anch'io. E quindi arrivano Fiamme Nere, i reparti d'assalto, arrivano fanti della Brigata Sesia, arrivano bersaglieri ciclisti, arrivano degli alpini con una batteria da montagna. Eccoli qua. Quelle scatolette Simmental sono le famose carrette mitragliatrici, le autoblindo. Arriva un reparto di cavalleria, arriva uno squadrone di cavalleria, niente poco di meno che del Piemonte Reale, la cavalleria che è la più ligia alla casa regnante, la più ligia a quelli che hanno messo assieme tutti i vari pezzettini dell'Italia. E come fa ad arrivare? Bene, viene spedita la cavalleria, arma veloce, arma che va a tamponare una falla, arma che va a fermare degli insorti, perché di fatto sono degli insorti, viene mandata là. C'è questo capitano Flores, arriva D'Annunzio, ma D'Annunzio ha le fiamme dei lancieri di Novara. Come faccio a fermarlo? Mi aggrego anch'io. Entrano in Fiume e vengono accolti da una folla festosa. Gli alpinoni con i muli. Manifestini che vengono affissi ovunque. La folla, la città è in delirio. Questa è una foto bruttissima, ma è quello che succede a Fiume. Nessuno neghi che c'era un grande entusiasmo. Ora, la presa di Fiume sicuramente asseconda gli aneliti, i desideri estetizzanti del Vate, di D'Annunzio, con tutto il simbolismo che si porta dietro, l'uroboro, quis contra nos, ardisco non ordisco, cosa fatta capo A, addirittura un francobollo che non glielo disegna un pellegrino, glielo disegna un grandissimo disegnatore. Ma tutto questo viene fatto per l'Italia nella quale allora ci si credeva. Il rock and roll non l'avevano ancora inventato. A me piaceva così tanto mettercelo dentro che ce l'ho messo dentro, tanto questo è il mio racconto. Bene, il grande capitale internazionale che cosa fa? Sì, questa operazione è bella, ma lui disturba. E quindi si comincia a mettere in moto tutta quella macchina di denigrazione che oggi chiamiamo macchina del fango, per cui i media, che non sono televisione, i media che sono giornali, cominciano a diffondere delle fake news. Ma vedete com'è? Come le cose che, le parole che usiamo oggi, non le chiamavano fake news, ma venivano utilizzate. Le viene il torcicollo, si sposti o se no venga qua davanti. Dopo stasera mi stramaledice. Quindi tonnellate di fango che travisano gli eventi. Si inventano casi incresciosi, si inventano epidemie, sono marce, gente schifosa. Come si permettono questi? Sono tutti degli appestati, truffe, violenze. Sui giornali compare: la città vive nell'anarchia, è in mano a farabutti,
ogni forma di vizio è esaltata. Se è esaltata vuol dire che anche è tollerata, eh? Non solo è tollerata, ma è esaltata. E via discorrendo. L'influencer... Chi diceva queste cose? Chi era l'autore di queste... Corriere della Sera. La città olocausta, altro nome che la città martire, viene definita allora da D'Annunzio la città di vita. Se siamo così, è permesso a tutti. Bene, vuol dire che qui c'è una vita della Madonna, cioè la vita sprizza da tutti. Vi è lecito tutto. Tutto quello che la mentalità di 100 anni fa giudica immorale. 100 anni fa una signora destava molta ammirazione in un uomo masculo quando, salendo sul gradino dell'autobus, mostrava la caviglia. Quindi immaginatevi un po' la moralità. E cos'era permesso? Tutto quello che è proibito. Il divorzio, libero amore, eterosessuale, omosessuale. Cocaina. La cocaina non era vista come una droga, era vista come un medicinale, un rinforzante, un corroborante. Chi è che ne faceva uso? I piloti. I piloti che stavano 4, 5, 6 ore su quegli aeroplanini di tela. E la usavano blandamente per tenersi su. Anche D'Annunzio la userà più avanti quando avrà delle depressioni dalla cintola in giù. La stragrande maggioranza dei soldati sono soldati, alla mattina partono e fanno l'addestramento formale, poi vanno a fare la marcia, non hanno i soldi per permettersi la cocaina. Fanno una vita assolutamente normale, la vita di un soldato. La mattina c'è la sveglia, poi si fa colazione, poi si fa l'alzabandiera, poi si fa l'addestramento formale. Quindi questa, la vita di tutti i giorni del soldato normale è quella, non è la vita dell'elite che si può permettere certe libertà e anche certe spese. La cocaina diventerà illegale solo nel 28. Nel 28 si dirà, bene, la cocaina è illegale, fino al 28 no, e adesso siamo ancora nel 19. Eccolo qua, io ho una passione particolare per questo signore qui, guardate che ciuffa. Vabbè. Barbiere non lo usava molto. D'Annunzio non è un politico, questo sia chiarissimo, D'Annunzio non è un politico. È un soldato, è un poeta, ma è un soldato. Sa controllare i comportamenti fuori legge. Non può pensare da soldato che certe cose passano. 5 febbraio del 1920 c'è un sergente che ha fatto qualcosa di sbagliato. È stato condannato, è stato messo in galera. Elia Passavanti, che è il comandante della sua guardia personale, scrive: caro compagno, so che i miei arditi stasera si propongono di assaltare le carceri e liberare il sergente condannato. Il sergente è stato condannato, no, non è un'ipotesi. Il sergente ha fatto una porcata, è stato processato, è stato condannato, quindi deve stare in galera. Confido che questa follia di liberarlo non sia commessa, altrimenti sarei costretto a sciogliere domani la mia compagnia, la mia guardia personale. E ecco la regola. Il soldato ha delle regole. Non può andare fuori. Deve obbedire a certe cose. E poi c'è l'ornitorinco, che è un animale bellissimo. Non si capisce dove è la testa o dove è la coda, ma è un animale bellissimo. Si cena l'ornitorinco. Che cos'è l'ornitorinco? Ma no, niente, prima l'ornitorinco era un'osteria di terza classe, un'osteria da poco, si chiamava ampolosamente Cervo d'Oro. Poi arriva il matto, che è Guido, con sotto il braccio
un ornitorinco, un agnellino grande così, impagliato, che ha tirato su, ha rubato da un museo di scienze naturali. Da quel momento l'osteria si chiamerà ornitorinco. E cosa si può fare all'ornitorinco? A Fiume si mangia un buonissimo risotto di scampi e si bevono Fiume di sherry, ribattezzato Sangue Morlacco. Guardate un po' chi produce quello sherry: Luxardo. Luxardo, Maraschino, celeberrima di liquori. Sono ammessi atti eclatanti, sono ammessi goliardate. Nitti e controflume? Allora Guido Keller prende il suo biplano, vola a Roma, lancia su Montecitorio il famoso vaso con dentro rape e capro. Però attenzione, prima di buttare il vaso è passato sopra il Vaticano e ha lanciato dei garofani bianchi, perché lui è devoto di San Francesco. E poi è passato sopra il Quirinale e ha buttato delle rose rosse per la regina. Come terzo lancio ha fatto il vaso da notte. Ma non è finita. Riparte. Finisce il carburante dell'aeroplano, atterra di fortuna a San Marino sopra un albero, si salva perché è matto, ma anche, come si dice qui, non lo so, viene tirato giù dall'albero e viene fatto ambasciatore di Fiume ad onore. A quel punto lì riparte e torna a Fiume. Guido è nato, devo averlo già detto 300 o 400 volte. Guido è precursore di tutto, è anticonvenzionale, è futurista, è aviatore, è eroe, è scultore, nudista e vegetariano, non fa tanta differenza tra uomini e donne, vabbè, è strampalato, quasi un dio greco. Perché dico quasi un dio greco? Perché lui, mentre noi quando ci presentiamo a un uomo o una donna, ci presentiamo col biglietto da visita, lui quando si presenta così. Con Salamino a Penzoni, ma non ci fa tanto caso, eh? Così. E qui lo vedete in versione barbone, quasi un dio greco. A un dio greco, magari un dio del mare, può forse mancare il tridente? No, sempre francese. E lui fa la dedica, in questo caso la fa a Margherita Sarfatti. Margherita Sarfatti successivamente sarà anche una delle amanti di Mussolini. Ma Margherita Sarfatti è stata anche la mamma di un ragazzo di 18 anni che ci ha lasciato le penne nella Grande Guerra. E che se oggi andate al Vittoriano trovate un bellissimo busto di bronzo dedicato a suo figlio. Medaglia, no? E poi c'è Kagoya. Kagoya vuol dire lumaca, però Kagoya per gli italiani vuol dire Kagoya. Nitti per ottenere la resa della città nomina commissario straordinario Pietro Badoglio. Aiuto, a volte ritornano, occhio. Badoglio che cosa dice? Badoglio è un fenomeno, lo conosciamo già per altre cose meravigliose che ha fatto successivamente. D'Annunzio ha volato su Vienna, ha buttato i volantini. Di fatto ha spernacchiato gli austriaci e io faccio buttare dei volantini su Fiume dicendo: ragazzi, occhio, siete disertori, occhio che vi si può processare e fucilare. Non sortisce alcun effetto, i legionari restano a Fiume. A questo punto Nitti pone il blocco della città. Il blocco della città vuol dire il blocco alimentare, ma vuol dire anche il blocco delle scarpe. Ci sarà un momento in cui a Fiume non ci saranno scarpe, ci sarà un momento in cui dei legionari verranno processati perché hanno rubato delle scarpe. Degli civili verranno processati perché hanno comprato delle scarpe da dei legionari, i quali gliele hanno vendute. Quindi stiamo parlando di non di furti eclatanti, stiamo parlando di cose di primissima necessità.
Bene, Nitti dice, questi qui per farli smettere non li facciamo più avere da mangiare, non li facciamo più avere da bere, non li facciamo più avere delle scarpe, dei vestiti, si va verso l'inferno. D'Annunzio risponde, impotente a domarci sua indecenza e degenerazione adiposa, si propone di affamare i bambini, bla bla bla. Da quel momento Francesco Saverio Nitti non si salverà più. Verrà battezzato Cagoia, rimarrà nella storia come Cagoia. I vari giornali, le varie testate scriveranno le bracche di Cagoia, Cagoia e le teste di ferro, i legionari si sono autodefiniti teste di ferro, o meglio, Carli li ha autodefiniti teste di ferro. In realtà Nitti non è così, Nitti è un politico, quindi Nitti sta con un piede di qua e un piede di là, è pronto a bilanciarsi da una parte e dall'altra. Affamo la città, però senza farmi vedere, do del materiale e anche parecchio alla Croce Rossa, perché che non mi si possa accusare, forse magari anche un domani, di averli affamati. Quindi grosse quantità di carbone, perché la gente deve riscaldarsi, farina, generi di sostentamento, vengono dati alla Croce Rossa per essere portati a Fiume. Questo lo fa senza mai comparire in prima persona. Ma il 12 maggio il governo Nitti cade e a Fiume, che sono dei burloni, fanno un processo, un funerale con tanto di cassa da morto per il decesso di sua indecenza, Francesco Saverio Cagoia. San Francesco Saverio Cagoia qualche volta viene anche definito Francesco Giuseppe Nitti, in memoria di un Francesco Giuseppe, ogni basettoni. Ma a Fiume non c'è solo D'Annunzio, ci sono altre 2600 legionari e persone che talora sono anche dei personaggi. Facciamo rapidi. Nino Sventuri, fiumano, irredentista, volontario Prima Guerra Mondiale, Settimo Reggimento Alpini, poi Arditi, raggiunge il grado di capitano, 3 medaglie d'argento. Nell'aprile 19 crea la Legione Fiumana, che è costituita da volontari, soprattutto per opporsi un po' ai croati, agli jugoslavi. Giovanni Giuriati, veneziano, volontario Prima Guerra Mondiale, ferito a Slavia, medaglia d'argento, maggiore per meriti di guerra. Nel agosto del 17 viene ferito nuovamente a Baesizza, di nuovo medaglia d'argento. Capo del gabinetto di D'Annunzio a Fiume, sarà successivamente un fascista di spicco durante il ventennio, sarà processato alla fine della guerra, ma verrà assolto. È stato un fascista, ma non ha fatto... verrà assolto, il tribunale lo assolverà nel 47. Riccardo Gigante è un gigante, è un uomo gigante. Fiumani, redentista, volontario grande guerra, tenente per meriti di guerra, addirittura becca una medaglia dagli inglesi. L'11 novembre 19 viene eletto sindaco, rimarrà sindaco tutto il periodo dell'impresa, darà le dimissioni da sindaco solo per consegnare la lettera dopo il trattato di Rapallo. Verrà assassinato barbaramente dai comunisti titini nel maggio del 45, quindi ben dopo la fine della guerra. Fino a poche settimane o mesi fa, dicevo, i suoi resti non sono mai stati trovati. E dicevo male perché un paio di mesi fa i suoi resti sono stati identificati col DNA, cosa che una volta non si poteva fare, e oggi i suoi resti sono a Carniaco. E poi c'è una donna, questa signora qua, in questa divisa che è per me il massimo dell'eleganza,
in quanto divisa è il massimo dell'eleganza. Guardate la gonna pantalone, no? Adesso parliamone. Margherita incisa di Camerana. È stata una croce rossina, è tenente della compagnia degli Arditi, diventa la madrina della guardia del corpo di D'Annunzio, e poi c'è una storia d'amore, perché a Fiume Margherita incontra Elia Rossi Passavanti, che è più giovane di lei, quindi carne fresca, voglio dire. Elia Rossi Passavanti. Elia Rossi Passavanti, non so se ve l'ho detto, sono un ufficiale di cavalleria. Per la cavalleria è un mito. Sovente è quello lì con gli occhialini, per capirci, con gli occhialini neri, e capirete perché ha gli occhialini neri. Sovente è stato ritratto, o meglio, è conosciuto per un celebre quadro, che è questo. Ok? Quindi, cavaliere ferito, cavallo ferito. Volontario nel 15, in Genova Cavalleria, dragone, sergente, aiutante di bandiera. Nel 17, a Pozzuolo, 30 ottobre 1917, due squadroni di cavalleria vanno controcorrente. I soldati italiani si ritirano più o meno disordinatamente, due squadroni di cavalleria occupano un paesino del Piffero che si chiama Pozzuolo del Friuli, e per un giorno riescono a respingere qualcosa come quattro divisioni austriache. Alla mattina sono in 950, alla sera saranno solo in 400. Ma quelle ore di resistenza permettono a tutti gli altri italiani di resistere, di passare il Piave, e alla famosa terza armata di passare di là senza avere perdite. Elia Rossi Passavanti è di Terni. Due medaglie d'oro, due medaglie d'argento, una medaglia d'oro e una d'argento nella prima guerra mondiale, una medaglia d'oro e una medaglia d'argento nella seconda guerra mondiale. E poi c'è Pietro e Niccolò Luxardo. Luxardo, avete già capito, Maraschino, fabbrica di Maraschino, Zara, sono quindi dalmati, sono i proprietari della famosa fabbrica Fratelli Luxardo. È una ditta che fa il maraschino famoso. Maraschino è molto di moda in quel momento lì, è un'azienda con 250 dipendenti, quindi per quel momento lì una grossissima realtà, in una città che ha 20.000 italiani e una minoranza slava di 2.000, quindi una città completamente italiana. Di Dalmazia non si è mai più parlato. Niccolò è stato volontario nella prima guerra mondiale, decorato di due medaglie d'argento, entrambi spariranno assassinati per annegamento dai partigiani titini, perché si voleva prendere la fabbrica. In Dalmazia non ci sono le foibe, in Dalmazia non vengono ritrovate le ossicine, in Dalmazia un bel sasso attaccato ai piedi e si sparisce in mare. D'Annunzio che arringa i suoi uomini, la Testa di Ferro, che è il giornale libera voce dei legionari di Fiume, diretto da Mario Carli, che è un leone dell'arditismo futurista, Me ne frego, che compare per la prima volta in quel momento lì. Mario Carli, che è talmente futurista che a un certo momento D'Annunzio gli dovrà dire: alt, ferma, non passare di là perché stai superando i limiti, quindi i famosi estremismi, che a un certo momento D'Annunzio si trova estremismi da un lato, estremismi dall'altro, c'è chi vuole andare troppo avanti di qua, c'è chi vuole andare troppo avanti di là, e D'Annunzio deve bloccarli, perché sennò passa da parte del torto. Ma tutti vogliono andare a Fiume. Fiume è una febbre. Fiumanesimo, che è il termine inventato proprio da quel Carli, galvanizza tutti. Ci va Guglielmo Marconi, un omino da quattro soldi. 22 settembre 1920. Inviato dal governo italiano per convincere D'Annunzio ad abbandonare l'impresa, i malvagi dicono che va lì per divorziare dalla prima moglie, di cui non ne può più. Ecco qua, vestito di bianco,
viene accolto come un eroe, va lì per fare da mediatore e invece tutti gli fanno una festa della Madonna. Dalla bellissima nave Elettra, che dopo vedete, attiva una trasmissione radio. È una trasmissione senza destinatario, è una trasmissione che non parla uno all'altro. È la prima trasmissione radiofonica in italiano e viene fatta da D'Annunzio, da Fiume, il 23 settembre del 1920. Guglielmo Marconi giunge a Fiume. La solidarietà dei patrioti più ardenti sancisce l'evento. Viene accolto ovviamente con tutti gli onori. Ecco le lettere. Paragonabili a quelli riservati al capo di Stato. E poi c'è un giapponese. Shimoi è un vero e proprio samurai. Shimoi è un poeta letterato, docente universitario, parla italiano e ovviamente giapponese, ha tradotto Dante, ha tradotto le poesie di D'Annunzio, è stato ardito, è andato negli arditi, ha insegnato agli arditi del suo reparto il karate. Eccolo qua, piccolino, è mezza pipa così, però guardate fierezza. Ma ci sono anche delle burlonate. Una sera a cena D'Annunzio dice a Shimoi: alzati, a voce chiara, di 10 parole in giapponese, quelle che ti vengono in mente, buongiorno, buonasera, ciao, eccetera. E Shimoi recita delle frasi, delle filastrocche, delle lettere, eccetera, e D'Annunzio finge di tradurla all'impronta, improvvisando dei versi bellissimi, romantici, eccetera, facendo credere a tutti che sa il giapponese, cosa che assolutamente non sa. È un burrone. E ci va anche Filippo Tommaso Marinetti, il futurista più futurista che ci possa essere, che ha detto che D'Annunzio è un cretino con lampi di imbecillità. Eccolo qua, non indivisa e indivisa, guardate la faccia del matto che lo guarda con gli occhi così. Bene, Filippo Tommaso Marinetti è un uomo tutto da un pezzo. La prima ballerina sono io. E lì ce n'è un'altra di prima ballerina che si chiama Gabriele e quindi durerà poco, starà lì molto poco. Come lo ripagherà D'Annunzio? D'Annunzio lo definirà un cretino fosforescente. Siamo nel pieno del futurismo. E poi ci va il gran maestro della massoneria Domizio Torrigiani, poi ci va un grande critico che è bolognese, Augusto Murri. A Bologna c'è una strada intitolata a lui, importante. Ci va un senatore Borletti, ci andrà la moglie del Duca d'Aosta, succederà un casino, la moglie del Duca d'Aosta, ma allora gli Aosta sotto sotto tramano contro i rischi. I Savoia Aosta tramano contro i Savoia Savoia, qui c'è... No. Un altro omino da ridere, Arturo Toscanini, pochi sanno che è sempre stato un fervente interventista, ma non ci va da solo, ci va con tutta l'orchestra della Scala e offre un concerto al Teatro Verdi. I giornali, che sono un po' dei cazzo, si può dire, dei cazzoni, dicono: ma come, lui ci ha offerto un concerto, glielo offriamo noi domani sera, e gli fanno un'offerta, fanno una sinfonia futurista, lanciafiamme, bombe, raffiche di mitra, risultato un ferito e due strumenti andati in malora. Eccolo qua. E ci vanno letterati, artisti, nazionalisti, fascisti, anarchici, comunisti, tutti vogliono andare a Fiume. Avventurieri e avventuriere, ci sono ragazzine di 15 anni che scappano di casa per andare a Fiume, verranno riprese e rispedite a casa. Ci sono ragazzini di 15 anni, 16 anni, 17 anni che scappano di casa per andare a Fiume. I genitori non erano contenti.
tutta la quintessenza dell'anticonformismo. A Zurigo un più o meno sedicente ministro degli esteri di Fiume incontra il commissario del popolo, il ministro degli esteri dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, firma un protocollo con un doppio impegno, occhio, è importante, noi fiumani a non fare in Russia propaganda fiumana, mi viene da ridere, e loro a non fare propaganda sovietica a Fiume. C'è un po' la mosca con l'elefante, no? La mosca che dice all'elefante: se ti faccio male prometto di non farti male. In una foto scriverà, in una foto assieme al ministro degli esteri, scriverà in calce: tu credi di fregarmi, ma ti sbaglio. Ma ci sono due casi emblematici per capire il fiumanesimo, che non c'entra niente col fascismo, mi permetto di dire. Non c'entra niente col fascismo. E te li faccio questi due casi emblematici. Jim dagli occhi verdi, 17 anni, romagnolo, eroe di guerra, fascista, assassinato con un colpo alla nuca nel 43 da agenti badogliani, ahimè carabinieri. Capitan Magro, 24 anni, di Arezzo, antifascista, starà 17 anni al confino. 17 anni, non a Parigi come qualche un altro, lui starà al confino 17 anni su 20 di fascismo, assassinato nel 44 alle fosse ardeatine dai nazisti. Chi sono questi due personaggi? Uno è Ettore Muti, il romagnolo, e l'altro è Mario Magri. Quanto di più lontani l'uno dall'altro? Uno fascistissimo, uno antifascistissimo. Questo per capire chi sono quelli che vanno a Fiume. Ma la famosa storia di riconoscere per primi al mondo l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche non piace a tanti, quindi cominciano a esserci delle defezioni. Carabinieri hanno giurato fedeltà al re. È il 19, siamo nel 19-20, siamo nel biennio rosso, siamo nel biennio dopo la guerra, quando gli ufficiali tornano a casa dopo aver rischiato molta pelle e aver lasciato sul terreno molti amici, e trovano della gente che gli sputa addosso. È un momento particolare, un momento in cui si teme fortemente che il bolscevismo attecchisca anche in Italia. Se ne vanno i carabinieri, se ne vanno molti ufficiali che non si sentono più idonei, più adatti, ma D'Annunzio resta sempre fedele all'idea del re d'Italia e è fedele all'Italia. Perché? Perché in quel momento lì il re è l'Italia, il re è la bandiera è l'Italia, la bandiera è il re. Non è immaginabile un'Italia senza il re, non è immaginabile un re senza l'Italia. L'Italia è nove giovane, ha 50 anni, è fresca. D'Annunzio non immagina idee diverse, non ce la fa, non ci arriva, arriva a fare tante altre cose, ma come testa non arriva a pensare a una rivoluzione. Qualcuno dirà: sì, ma D'Annunzio si è tramata la rivoluzione. Ma l'Italia ha un esercito di 2-3 milioni di soldati, e ad Annunzio ce ne sono, e a Fiume ce ne sono 2600. Vogliamo scherzare? Cioè, manco fossero sardini, no, non si può dire. Poi avviene la stretta, la mossa si stringe, Nitti si stufa di dire affamo la città, e poi sotto banco fa andare, poi non c'è più, anche lì non c'è più. Si chiudono le pasticcerie, questo è un casino, si chiudono le pasticcerie. Premesso che io sono venuto in Sicilia fondamentalmente per mangiare dei cannoli siciliani, nonostante la mia amicizia con Pio, ma se si chiudono le pasticcerie è un casino, perché D'Annunzio è golosissimo. Non è bello, non è bello. Viene istituito un ufficio colpi di mano, ci sono degli arditi che studiano, preparano dei colpi per impadronirsi di cariaggi,
treni, navi che trasportano derrate alimentari. Poi ce ne scappa una di queste navi che trasporta 150 milioni di mitragliatrici, bombe a mano. Ma quello lì è un caso. Si dirà che c'è una trama con l'IRA irlandese che già esiste. D'Annunzio a un certo momento ha lanciato un proclama a tutti i popoli oppressi: uniamoci tutti contro i nostri oppressori. Ma sono sogni, sono cose. L'Egitto contro ovviamente la Turchia, eccetera eccetera. Bene, si impadroniscono questi signori di bastimenti carichi di viveri che poi restituiscono vuoti, perché bisogna essere onesti anche nel rubare. Il bello è che spesso gli armatori si lasciano derubare, accettano di farsi derubare per fare avere delle derrate a fiume. D'Annunzio va un po' fuori di cabina e conia il motto: non avrete predato se non perdonare. A me sembra francamente un po' troppo, poteva anche non crearlo quel motto lì, però è un influencer e quindi questa frase diventa virale, diremmo oggi. Ma il problema è grave. Sulla licenza adiposa ottiene dei risultati: non c'è più da mangiare, 4.000 bambini di Fiume vengono mandati in Italia. Qualcuno mi ha detto: ma come in Italia? Fiume è Italia. Vabbè, vengono mandati di là per poter mangiare, vengono mandati in villeggiatura per mangiare, per avere da mangiare tutti i giorni, e vengono mandati a Firenze, a Bologna, a Milano, con il supporto dei fasci italiani di combattimento nati da pochissimo e con il supporto e l'aiuto di organizzazioni femminili. Mussolini sarà un po' birichino perché raccoglierà dei fondi, ma poi una parte li userà per i fatti suoi, molto stile italiano, e una parte li darà a loro. Quindi non è tutto oro quel che luce. E poi arriva la reggenza. La reggenza è il cardine dell'impresa fiumana. Un bel gioco dura poco, ok? Un bel gioco dura poco, cosa vuol dire? Vuol dire che l'impresa fiumana sta durando da troppo tempo. La gente si sta stufando, ci vuole un cambio di rotta. Io ho preso sta città per farla diventare italiana, ma gli italiani magari sono anche d'accordo, ma il governo italiano non la vuole, fa di tutto, la vuole però non la vuole, insomma, comportamento chiaro. Bene, 12 agosto c'è il cambio di passo, nasce la reggenza italiana del Carnaro. D'Annunzio scrive: nessuno può salvarvi, nessuno vi salverà, non il governo d'Italia che è insipiente e impotente come tutti gli antecessori. E anche qui ci si potrebbe chiosare, non chiosiamo, osiamo ma non chiosiamo. Quindi disegno di un nuovo ordinamento dello Stato libero di Fiume, è un disegno come dovrebbe essere, mi permetto di dire, idealmente, perché dall'idea ai fatti, questo gesto funziona sempre, dall'idea alla fattualità ci vogliono i soldini. Nel periodo della reggenza accorre a Fiume una massa disorganica di sognatori e idealisti, giovani arrabbiati, in gran parte reduci del conflitto e influenzati dalle idee manifestate dalle avanguardie artistiche. Vanno a formare una comunità il cui scopo è il rovesciamento dell'intero sistema di valori della vecchia Europa. D'Annunzio attira a Fiume un grande numero di giovani che non avevano fatto il militare, non avevano fatto la guerra, ma animati da un grande spirito d'avventura si riversano a Fiume cercando chissà cosa. È la seconda fase, e questi ragazzi si accampano al porto in una zona di confine verso Sussex. Lì svolgono un'attività di controllo. D'Annunzio vede questo fenomeno, incita
questi giovani a unirsi alle sue truppe legionarie e addirittura li inserisce nella sua scorta privata. 8 settembre, quindi 12 settembre è cominciata la storia, 8 settembre viene promulgata la Carta del Carnaro. È redatta da un sindacalista, un po' eretico, che è stato anche cacciato via. Prevede uno Stato basato su valori rivoluzionari e siamo in una monarchia. Alceste de Ambris. La Carta del Carnaro fa impallidire molti testi di oggi, di costituzioni di oggi. Voi pensate a molti dei paesi islamici, pensate all'Iran, di cui nessuno parla ma che adesso è a fuoco, pensate all'Iraq, pensate alla Tunisia. Bene, parità di sessi, cittadino elettore ed eleggibile dai 20 anni in poi. Tutte le etnie hanno diritto all'insegnamento nella propria lingua, ma questo costa, Ci sono i soldi? Poca roba. L'istruzione primaria è garantita, la reggenza pone alla sommità delle sue leggi la cultura del popolo. La cultura del popolo. Se ne avete voglia stasera quando tornate a casa, digitate su internet il milanese imbruttito e vedete qual è la cultura del popolo oggi, dopo 100 anni. Di silenzio. Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi, sono e si sentono uguali davanti alla nuova legge. Le libertà di pensiero, di stampa, di riunione sono garantiti a tutti i cittadini, ogni culto religioso ammesso. E la donna? La donna, ruolo speciale. Nella Carta del Carnaro, la donna per la prima volta si trova riconosciuti diritti pari rispetto all'uomo. Si trova a poter votare, a poter lavorare, a poter rinunziare e, cosa davvero importante e singolare secondo me, per il suo lavoro le viene anche riconosciuta la possibilità di essere retribuita alla pari con l'uomo. Quindi retribuzione alla pari con l'uomo. Se ne parla oggi, Stessa mansione, stessa abilità, stessa paga. 100 anni fa e oggi se ne parla, in Italia almeno. La reggenza è il primo Stato a riconoscere l'Unione Sovietica. Questo non va tanto bene, non piace a molti, cominciano ad andarsene, c'è una perdita di uomini. D'Annunzio è molto preoccupato. Farà degli appelli anche in tono seccato, però dovrà riconoscerlo. Anche lo stesso Grossis è perplesso, non va bene, ci stiamo allargando troppo. E poi arriverà Palma. 12 novembre 1920. E siamo già in novembre. L'Italia firma a Rapallo un trattato con il regno dei Serbi, Croati, Sloveni. Quindi non Jugoslavia, eh? Ottiene meno di quanto previsto dagli accordi di Londra del 1915. Fiume diventa Corpus Separatum, un'entità autonoma amministrata da un governo locale con la supervisione della Società delle Nazioni. De Ambris è un politico. De Ambris è un sindacalista, ha il tasto, ha il polso di certe cose e avverte D'Annunzio, occhio che stiamo tirando troppo la corda. Lo stato d'animo dei fiumani complessivamente è per accettare questo accordo, è vero, è una porcata perché rinunciamo a tutto quello per... ma sono stanchi, non hanno da mangiare, mangiano poco, si rubano le scarpe tra di loro. Anche in Italia c'è lo stesso sentimento, magari non ti viene detto per non sembrare un tradimento, ma anche in Italia sono disposti ad accettare queste cose. D'Annunzio ci pensa e capisce che se accetta perde la faccia, non è un politico. Non sa fare un bel sorriso e dire, bene, vabbè, prima ho detto, ho
Fiume Morte, adesso è cambiata l'onda, non è un politico. Può anche essere un furbo, ma è un idealista. Chiamiamolo pure un furbo idealista. Non può accettare. Non può accettare. Se no, in inglese si direbbe si sputtana, no? In British. Cioè, perderete la faccia, perderete tutto quello cosa cavolo siamo venuti a fare sto cinema. Ok? Al rifiuto Fiume è completamente circondata. Basta, ormai firmato l'accordo politico tra uno Stato e un altro Stato, basta, è finita la fiera, finito il cinema, viene dato 48 ore di tempo per evacuare non i cittadini stranieri, cioè cittadini stranieri, avete 48 ore per levarvi dai piedi, dopo rivolgiamo i conti. Santo Natale, che noi ci avviciniamo a Santo Natale. 24 dicembre viene sferrato l'attacco. L'attacco vuol dire una formula destinata a rimanere nella storia. Il Natale di sangue, il Natale di Fiume, il sangue fraterno insanguina la terra. Sul fan della sera, all'improvviso, le truppe regie in numero soverchiante hanno attaccato. Passiamo la notte santa nell'orrore del fratricidio. Ma siamo italiani, è Natale, ci vogliamo tutti più bene, quindi il 24 ci ammazziamo, il 25 facciamo la tregua e il 26 ricominciamo ad ammazzarci. Tutti si aspettano che i legionari mollino, sono 2000, di là c'è il regio esercito. Il numero soverchiante. 2000 sono neanche l'equivalente di due reggimenti, di là ci sono delle divisioni. I legionari resistono, nessuno se lo aspetta. Cioè, hanno fatto il cinema fino adesso, ma di fronte a un attacco come si deve, questi saranno dei cacasotto anche loro e si arrenderanno. E i legionari non si arrendono. A questo punto comincia il bombardamento, e fino adesso abbiamo scherzato, comincia il bombardamento con i pezzi navali dell'Andrea Doria e prosegue fino al 27 dicembre. E italianissimamente, voi ve ne immaginate quanti servizi segreti dovevano esserci a Fiume in quel periodo lì? Gli americani, i francesi, gli inglesi, gli italiani, gli ex austro-ungarici. Pensate che, e guarda caso, una cannonata colpisce esattamente l'ufficio di D'Annunzio. Esattamente, questa finestra, questo è l'ufficio, una cannonata. Un povero Cristo ci lascia la pelle. D'Annunzio si prenderà un po' di calcinacci. Ma questo per dire è quello che probabilmente è stato illazionato, ma è molto vero. C'era una spia che diceva sparate esattamente qui, molto, molto italico. Ci sono dei morti, alcune decine, il primo morto è uno spezzino, Mario Asso. Il 28 dicembre D'Annunzio firma la resa, fa consegnare la resa da chi? Dalla persona forse che stima di più, il sindaco, fino al giorno prima di Fiume, Riccardo Giganti. 31 dicembre 1920 finisce l'impresa. Fiume diventerà Stato Libero di Fiume, dal 5 gennaio i legionari escono dalla città e D'Annunzio partirà per ultimo il 18 gennaio. Ovviamente nelle trattative di resa c'è che lui verrà in galera, tornerà a Venezia. Siete felici, abbiamo finito. Fiume è stato un sogno durato 16 mesi, è stato un sogno d'Italia, di un'Italia fresca, di un'Italia nuova, di un'Italia entusiasta. È stato un sogno di novità, è stato un sogno di coraggio.
qualsiasi nazione con una storia simile avrebbe fatto dei film, avrebbe fatto dei cartoon, avrebbe fatto dei romanzi, avrebbe fatto delle liriche. Meschinamente da noi lo si è oscurato, eh? Se andate a vedere i sussidiari in tre righe, è stata un'impresa inimitabile. Vi ricordate che avevo nominato un giovane tenente del 202esimo? Adesso vi posso dire chi era. Era il mio papà. Riccardo, avevo sentito di questo giovane tenente guardi un attimo, ma stiamo finendo un attimo soltanto e voglio ringraziarti perché in questa tua impresa qualcuno di noi ha recepito qualche chicca che sui libri non si trova. Su D'Annunzio, sull'impresa, sulla grande impresa, io ho notato una cosa, sì, vedo che l'impresa è stata fatta da Tizertori, è stata fatta da italiani che in quel momento non riconoscevano l'autorità del re, però erano italiani perché il tricolore San Paolo sventolava in tutta Fiume, quindi quella è la patria, patria che oggi noi stiamo piangendo perché non è più la nostra patria, ma è la patria del globalismo. Riconoscevano l'autorità del re, non riconoscevano l'autorità del governo, è ben diverso. Io amo tanto l'Italia, amo tanto Barbiotti, mi emoziono quando vedo il tricolore, soprattutto il San Paolo. Riccardo, ti dico grazie e ringrazio tutti voi per la pazienza, però penso che qualcosa la portiamo a casa. Sia da un punto di vista culturale sia da un punto di vista ideologico che ci farà pensare realmente cos'è la patria e quanti secoli sono stati fatti. Io vorrei prima di chiedere per un saluto finale la parola al mio ispettore regionale, vorrei ringraziare l'avvocato Salvaggio, l'amico Giovanni, per averci permesso questa riunione tra amici. E il ringraziamento te lo dà il mio delegato, te lo do il mio delegato. Io invece mi gloro di ringraziare l'amico. Che tu possa ritornare anche negativo per offrire i cannoni. Certo, evviva! Ma adesso che c'è un film molto buono! Ha ufficiato il cavallerino, non è che fa, ma ha piacere assaggiare anche quello. E anche la cassata, non so. Adesso poi, io domani devo tornare però, Non posso restare una settimanina, mi piacerebbe, ma... E poi io un obbligo per degli amici a cui devo dire grazie, perché in diverse occasioni, nella mostra del 150esimo, in qualche altro evento e in quello di oggi, sono stati di supporto, di ricerca, di aiuto e non mi hanno fatto perdere, non mi hanno fatto scoraggiare. E sono stati di grande aiuto. Uno è Leonardo di Stefano. Si può dire straordinario, veramente straordinario.
perché noi lo facciamo con passione e con grande amore. E io con grande amore mi sto ricordando ogni volta come essere queste cosine per noi e non le meritiamo. E l'altro amico è Mario Sarto. Grazie per l'aiuto. Grazie, che detto questo, do la parola all'ispettore regionale per un saluto. Gentile signore, cortese signore, è per me, che indegnamente rappresento le Guardie d'Onore di Sicilia, uno dei momenti più belli dell'attività del nostro istituto al quale io abbia partecipato. L'associazione Atena non ha scelto a caso questo nome, non l'ho mai frequentata, ma lo ha scelto secondo me per le antiche tradizioni che legano la Sicilia alla divinità, la Sicilia al territorio, e il territorio e la divinità rappresentano la patria, perché sono la simbologia dell'opera di ciascun cittadino. L'amico mio carissimo Riccardo, che viene da Fiume, quando l'ho sentito ho immaginato che fosse Riccardo di Montenero, che fu giustiziere di Sicilia in anni lontano, quando l'Istria faceva parte del Ducato di Dalmazia e il Duca di Dalmazia faceva la scorta al re di Sicilia, all'epoca imperatore. Quindi noi ci sentiamo assolutamente vicini a chiunque con amore, con passione porta avanti la cultura, perché la cultura significa onestà. Noi l'onestà la pratichiamo, ma non enunciamo la parola, perché l'onestà si vive giorno per giorno. Qui ci sono un amico mio lontanissimo. Oggi piacciono le dotte citazioni. Io, quando voglio rifugiarmi dietro la dotta citazione, senza citare, mi rivolgo ad un monaco tibetano, per la semplice ragione che in ciascuno di noi, se guardiamo con serenità, troviamo l'entusiasmo che trovarono i nostri soldati a Fiume, l'entusiasmo che uomini di cultura ritennero di ritenere Fiume parte integrante dello Stato. L'Italia esisteva soltanto nella cultura, ma non nella pratica quotidiana. Abbiamo fatto l'Italia, grazie ad Atena stiamo costruendo un pochino di italiani. Grazie. Terminando, ringrazio soprattutto voi altri, tutti i partecipanti, guardie, amici, fedeli. Ha detto che i cannoli di Enna sono più buoni di quelli di Cagliari. Soci dell'Atena, grazie per la pazienza. E buona serata, speriamo di avere altri incontri ancora questa sera.